Allora, c'è stato sicuramente un po' di rimpianto per l'ultima partita che avete giocato sostanzialmente molto bene. È mancato il successo per gli ultimi 15 secondi finali. Io le chiedo, mister, qual è la situazione generale da parte della sua squadra dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale? Fisico penso siamo bene, giocare 3 partite a settimana non è facile per nessuno, fisicamente siamo bene, abbiamo visto bene sia la partita con la Sapone che quella con l'Asti, diciamo, quella l'ultima giocata, quindi siamo bene, ci apprestiamo ad affrontare secondo noi la partita più importante del giro di andata e per la domenica con la Lazio, perché questa partita ci potrà dire se continuare a lottare per il nostro obiettivo o veramente per altri obiettivi, però quello che dobbiamo fare è vincere e continuare a sperare di entrare naturalmente nelle La partita con la Lazio che è prevista domenica prossima. La Lazio è una squadra che quest'anno ha segnato 10 gol, ne ha subiti 15, quindi è una formazione che tutto sommato dal punto di vista offensivo è stata piuttosto negativa. Questo sicuramente per voi può essere un vantaggio. Io le chiedo quale difficoltà propone questo tipo di incontro e come pensa di superarle. Sicuramente loro in casa sono una squadra terribile, infatti è una roba terribile, infatti tutte e tre, le 3-4 partite che hanno giocato in casa hanno detto che in Pescara hanno perso per una grande giocata di Grillo a fine partita, nelle altre hanno pareggiato, quindi sempre con squadre importanti come anche l'Asti. Quindi è chiaro che la partita è dura, come hai detto tu, forse loro non hanno grandissima qualità offensiva, è una squadra che ci mette tanta attenzione, tanta concentrazione nella fase difensiva. Infatti è una delle difese meno battute del campionato, forse è la prima volta che sono un pochino più dal passivo, è stato sabato contro Cornigliano, però Cornigliano è un campo particolare, è un campo difficile, ci sono tanti gol in tutte le partite, quindi le difficoltà saranno sicuramente quella di essere giocare una partita sempre di alta intensità, però deve essere una partita intelligente perché loro faranno della bagarre, faranno dell'intensità del ritmo, forse la loro migliore arma, no? Quindi dobbiamo essere in grado anche di abbassare i ritmi quando la gara verrà necessaria, poi richiederanno. Ok, io ho una domanda anche per Gerardo, che è sicuramente uno dei giocatori più in forma di questo ultimo periodo. Allora, Gerardo, sicuramente hai lasciato il segno nell'ultimo incontro con giocate davvero eccezionali. Purtroppo non sono arrivati comunque i 3 punti. Comunque sia, la sensazione è che dal punto di vista offensivo voi siete molto molto efficaci e molto pericolosi e spesso finalizzate tantissimo. Qualcosa probabilmente a livello di concentrazione è da rivedere dal punto di vista difensivo, in quanto parecchi gol arrivano anche da calci da fermo, come calci d'angolo o rimessa laterale. Come mai secondo te? Infatti prima di un gol loro sono arrivati le palle ferme, magari qualche disattenzione, un po' cali di concentrazione, diciamo. Poi anche gli episodi magari non ci stanno girando dalla parte nostra, speriamo che prima o poi giri dalla nostra, perché le prestazioni dalle ultime 4-5 partite sono veramente molto buone, diciamo. Abbiamo raccolto pochi punti facendo delle prestazioni gravali del cielo. Ci sono domande, Gianluca? Sì, io volevo fare una domanda a Piero. Il discorso che hai fatto te è giusto, nel senso la partita con la Lazio può essere una partita spartiacque, insomma, far capire se possiamo ambire la Final Eight oppure se dobbiamo rivedere per questo girone d'andata i nostri programmi. Però è anche vero che questa squadra prima o poi dovrà raccogliere per quanto seminato, perché comunque acqua e sapone, Asti, la stessa gara col Pescara, cioè questa squadra parte la prima partita con i piedi. No, ma io parlavo comunque di un obiettivo a breve scadenza, no? Comunque mancano 4 giorni, 4 partite alla fine del giro d'andata. È normale che questa partita, è vero che si parla di spartiacque perché vogliamo dargli tanta importanza, perché non è che sia una partita
dove ci giochiamo tutta la stagione, no? Però è una partita importante per il primo obiettivo che sia noi dello staff, i giocatori e la società ci conta, no? Quindi è normale che non vincere a Roma con la Lazio, poi raggiungere la Ferrari ci vuole veramente un miracolo, quindi sappiamo che per questo primo obiettivo, che è quello della Ferrari di Coppa, la partita di domenica arriva a essere un ruolo fondamentale. Questo non vuol dire che giochiamo tutta la stagione, chiaramente. Senti, Terenzi, come sta? Pian piano sta recuperando, non è pronto, però... Neanche per la Lazio sarà pronto? Per domenica no, sicuramente. No. Fabiana, ce ne hai domande? No, magari come hai visto Corso in queste due partite? No, molto bene, si è ambientato benissimo, quindi è stato anche favorito dai suoi connazionali, no? Però per essere, diciamo, la prima partita è quella con la quale siamo, subito la seconda, ancora pochissimo, diciamo, pochissimi allenamenti con la squadra dal punto di vista tattico, quindi si sta ambientando benissimo e chiaramente non è facile. Non è un giocatore che è stato in Italia, ma è stato in altri paesi, è la prima volta che è fuori di casa, quindi bisogna dare il tempo e la tranquillità di inserirsi al meglio per poter fare quello che deve fare. Io ho un'ultima domanda da farle, mister. A questo punto della stagione, 7 punti in classifica in 7 giornate, secondo lei è il risultato, è il target che volevate insomma conseguire all'inizio della stagione? Immagino ovviamente di no. E se pensa che da qui fino alla fine del campionato la vostra posizione di classifica potrà essere diversa rispetto a quella attuale? Sì, ma noi sapevamo che l'inizio del campionato era dal calendario duro, no? Quindi è inutile fare questi calcoli adesso, li faremo a fine giugno andata, perché se è vero che abbiamo affrontato tutte squadre, diciamo, che mischiano al titolo nelle prime giornate, chiaramente adesso sulla carta affrontiamo squadre della nostra portata, quindi questi conti li facciamo il 2 dicembre quando abbiamo finito il giugno di andata, perché lì crediamo che la nostra classifica sarà nettamente migliore di quella che adesso. Sfruttate il girato come parla poco, quindi ce l'avete un po', voi non ce l'avete spesso. Sì, io ho una domanda anche per Gerardo. Questa esperienza a Latina in questi ultimi 2 anni della tua carriera, che valore aggiunto hanno dato dal punto di vista tecnico, dal punto di vista umano? Come giudichi l'esperienza vissuta fino a questo momento in questa città? No, molto positivo. Dal primo momento che sono arrivato mi hanno accolto benissimo, sia staff tecnico, il presidente, i direttori, i dirigenti, anche i compagni di squadra mi hanno trattato benissimo, sono ambientato molto bene. Quanti punti ti aspettavi fino adesso, Gerardo? Sinceramente, quanti in più di quelle? Diciamo che nelle ultime 4 partite mi hanno lasciato 3-4 punti. Quale prestazione che avete fatto ti è piaciuta di più fino adesso, a parte prescindere dal pareggio o vittoria? Penso che le ultime 4-5 partite si è visto che abbiamo migliorato tanto, dal caos in avanti, diciamo.